Premetto che non c'è nulla di personale in quello di cui dirò adesso. La vicenda, come sappiamo, è una vicenda ormai nota, ne conosciamo tutti quanti i contorni. A noi della Lega il caso umano sinceramente non interessa, ma non interessa che vi siano casi umani come questo, ma casi umani che siano diversi da altri casi umani. Lei ha mostrato la sua umanità di ministro anche con la famiglia Cucchi e la famiglia Aldrovardi, giustamente, in modo palese e in veste del ruolo che attualmente ricopre e che ha ricoperto come ministro dell'Interno. La sua sensibilità verso la mala giustizia le fa onore e il suo modo di intervenire in modo temerario in questi casi palesi di mala giustizia le rende merito. Ma questa è cosa ben diversa perché in questi casi lei è intervenuta come ministro e non come un'amica di famiglia che dall'alto della carica che ricopre tenta di rassicurare le persone che le stanno a cuore promettendogli di fare tutto il possibile per trovare una soluzione al caos umano che l'affligge personalmente. Noi della Lega abbiamo un gran rispetto delle istituzioni, ma non ne siamo vittime. Un movimento che, seppur all'interno dell'arco costituzionale, ha agito sempre come forza rivoluzionaria, passatemi il termine, ma che non ha mai pensato che le istituzioni siano intoccabili e non criticabili. L'accaduto, infatti, non può essere declinato in un errore umano, non può essere rubricato come la violazione della sacralità delle istituzioni da parte di un servitore delle stesse che ha personalmente sbagliato, traendo in questo modo le istituzioni stesse. No, noi della Lega non saremo mai asserviti a questa logica fuorviante e abbiamo la presunzione di affermare che se certe cose accadono non possono essere banalizzate. E se quando queste cose accadono non si può neanche sacrificare sull'altare quale capro espiatorio soltanto l'esecutore materiale del misfatto. Questa vicenda merita un ragionamento più profondo, più analitico, perché investe un ministro che è stata considerata fino a ieri una vera e propria servitrice esemplare delle istituzioni. Signora Cancellieri, non ce ne voglia se ora la definiremo ministro d'emergenza. Lei è stata chiamata a ricoprire il ruolo di ministro dell'Interno e poi di ministro della Giustizia in un momento storico drammatico. La crisi economica internazionale ha fatto emergere le enormi debolezze dell'organizzazione statale di questo Paese e soprattutto ha contribuito a mostrare il fallimento della gestione della cosa comune in mano a un manipolo di politicanti arruffoni, arrivisti e soprattutto collusi con gli interessi di questi potentati piccoli e grandi, veri artefici del destino del nostro Paese. Ministro d'emergenza del governo Monti, un esecutivo tecnico non voluto, non scelto, non giustificato nelle sue azioni da un mandato politico. Un governo che avrebbe proprio per la sua Costituzione dovuto incarnare le sue altissime autorità, quasi spersonificate, rispetto ai curricula che incensavano. Proprio le stesse istituzioni tradite dai politicanti affaristi. Ministro d'emergenza dell'attuale governo delle larghe intese, nominata al ministero più delicato per la sopravvivenza di questo astruso esecutivo, quello della giustizia, al di sopra delle parti, avrebbe potuto garantire quell'equilibrio precario tra gli interessi partigiani dei chiarimenti che compongono la variopinta maggioranza. Ma lei, signor Ministro, con la sua umanità, ha fatto cadere quell'ultimo baluardo di resistenza che giustifica queste operazioni così macchinose, orchestrate dall'alto e richieste dall'estero. L'ipocrisia dei partiti che compongono la maggioranza di questo esecutivo è palese ed è facilmente declinabile dalle diverse posizioni che vengono prese, dai distinguo che vengono fatti all'interno degli stessi schieramenti, fino alle posizioni ufficiali che vengono dichiarate dai membri del governo. Lei, signora Ministro, ha dimostrato la sua solidarietà di donna, di amica, di mamma, a dei suoi cari amici investiti da una vicenda giudiziaria pesantissima,
come una mamma, non è entrata nel merito della vicenda, ma si è resa disponibile comunque a fare qualcosa. E questo è gravissimo, Ministro, è gravissimo. Chiediamoci se l'avesse fatto un leghista, se l'avesse fatto un suo ex predecessore, magari il Ministro della Giustizia Castelli. Lei pensa, signor Ministro, che non si sarebbe già dimesso e che tutto ciò l'ha fatto per decine di carcerati? Lei ha dichiarato così. Lei non pensa che questo sia assolutamente un aggravante? Tutto questo è soltanto per continuare a vessare i poveri cittadini. Signora Ministro, quanto è accaduto per noi è soltanto l'ennesima riprova di quanto abbiamo affermato fin dal momento in cui il nostro Paese è stato definitivamente consegnato nelle mani dei poteri forti, prima con l'operazione del governo dei tecnici e poi con quella del governo delle galle intese. Quindi stigmatizziamo l'accaduto non come singolo errore, ma come il vostro fallimento. Il suo intervento non ci ha convinto. Le chiediamo ora un passo indietro per ridare trasparenza a tutte le istituzioni. Grazie.